Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo nel nostro canale. Oggi cerchiamo un pochino di parlare dell'evento più importante di quando comincia un anno nuovo, cioè vedere i modelli che usciranno nell'anno in corso. E quest'anno è veramente un anno fantastico, un anno meraviglioso perché è un anno di transizione verso il 2020, che io considero il New Deal del mondo elettrico. Però molti modelli usciranno già nel 2019 o quantomeno verranno presentati in quest'anno, con prevendita all'interno del loro circuito di vendite e consegne nei primi mesi, primissimi mesi del 2020. E quindi ora cominciamo un pochino a vedere quelli che sono i modelli che usciranno nel 2019, però soffermandoci su quelli che sono i modelli più economici. Faremo tre video, uno per i modelli più economici, uno per i modelli di medio prezzo e uno per quelli di alta gamma, però ricordando che il mondo elettrico è più caro del mondo termico e quindi la fascia bassa del mondo elettrico equivale un po' alla fascia media leggermente alta di un mondo termico. E quindi ora cominciamo con il video e a voi buona visione, ragazzi. Altro mezzo che uscirà ufficialmente nel 2019, seconda metà quasi verso la fine dell'anno, è la Sion di Sono Motors, una startup nata nel 2012 a Monaco di Baviera dal genio illuminato di tre ragazzi che si sono messi insieme con le loro idee e hanno fatto una macchina veramente interessante e intelligente che abbiamo anche provato in un video passato, che non è venuto benissimo perché avevo un programma sbagliato, ma è veramente un'auto interessante. Ed è ormai arrivata all'ultimo stadio, ormai siamo vicini alla conclusione di questo progetto che ha visto forte di 9.200 prenotazioni alla cieca, possiamo dire, di una startup nata da niente, quindi veramente interessante, anche perché è nata da, come dicevamo, il genio illuminato di questi ragazzi e dal crowdfunding, quindi molto, molto moderno, molto evoluta come sistema. Ma quello che è veramente forte di questa macchina non è il 35 kWh di batterie della macchina o i 250 km stimati dell'autonomia, e neanche gli 11 kW di ricarica in corrente alternata e i 50 kW in corrente continua. No, non è niente di tutto questo, ma è la capacità di emissione di energia e quindi la capacità di poter far fuoriuscire l'energia dal pacco batterie per poter ricaricare un'altra macchina, ricaricare la casa e quindi utilizzarla per i consumi domestici o anche per attaccare un elettrodomestico o qualsiasi mezzo che possa essere attaccato o a una tipo 2 con capacità di emissione di 11 kW o semplicemente all'asciugo con la capacità di emissione di 3,7 kW, che è una cosa molto interessante. In più, come avete potuto vedere anche dalle immagini, è la prima auto solare in vendita, con 330 celle fotovoltaiche, con una capacità totale di 1,2 kW di potenza, e loro hanno stimato che in estate a Monaco di Baviera sia capace di ricaricare 30 km al giorno solo con queste celle fotovoltaiche. Avrà un prezzo di 25.000 euro, con consegne, come dicevamo, a fine anno, e quindi è veramente interessante vedere come si comporteranno questi ragazzi. Siamo veramente molto curiosi, una startup nata dal nulla nel 2012 che ha già oltre 9.200 prenotazioni, quindi un mezzo che va tenuto d'occhio. Bravi ragazzi! Molti di voi si chiederanno come mai stiamo parlando della Smart, la Smart elettrica, perché la Smart è ufficialmente in commercio ormai dal tel tempo, la Smart ha ufficialmente deciso di smettere di produrre mezzi termici e darsi solo all'elettrico. Allora, per quale motivo abbiamo deciso di parlare anche di questo mondo Smart per quanto riguarda le novità economiche del 2019? Per un motivo semplice: tantissimi siti, tantissimi giornalisti parlano di una evoluzione, una rivoluzione all'interno del mondo smart, con un pacco batterie che dovrebbe aumentare e maggiorare dai 18 kWh attuali fino a 30 kWh, con praticamente una capacità di autonomia maggiorata raddoppiata. E quindi è un mezzo interessante, non potevamo non parlare anche della Smart, che con i 30 kWh di batteria che dovrebbe raggiungere nel 2019 si fa veramente spazio all'interno del mondo economico, green, cittadino, ma non solo. E quindi con un prezzo che non dovrebbe essere molto maggiorato di quello attuale, che si aggira attorno ai 25.000 euro, e si stima che dovrebbe piazzarsi sui 28-29.000 euro. E quindi un mezzo interessante, un mezzo da tenere sott'occhio, perché molti, moltissimi cittadini e non solo potrebbero prenderlo in considerazione come proprio mezzo nel 2019, ricordando anche che essendo elettrico partecipa all'incentivazione statale di 4.000 o 6.000 euro a seconda se abbiamo o no un mezzo da rottamare. Quindi è
Anche questo mezzo è da tenere sott'occhio. È una Smart, è già uscita, però l'evoluzione è molto interessante, quindi da tenere sott'occhio. L'attesissima Opel Corsa elettrica, a 120 anni dalla prima vettura prodotta, inizierà l'evoluzione del marchio tedesco, il gruppo straniero più venduto d'Italia, con il primo mezzo della Opel Corsa nato nel 1982. Avrà un'autonomia stimata di 400 km perfettamente in linea con gli altri competitor, Renault Zoe e Nissan Leaf. E riportando le parole del CEO Michael Loescheller, l'Opel Corsa renderà l'elettromobilità accessibile a molti clienti. Sarà davvero la vettura elettrica per tutti e quindi si spera, io spero, in prezzi bassi, sotto i 30.000 euro. Anche la Peugeot uscirà con il proprio modello elettrico, la 208, che secondo le previsioni avrà un pacco batterie oscillante tra i 40 e i 50 kWh ed una autonomia stimata tra i 350 e i 400 km. Probabilmente verrà presentata già al Salone di Ginevra ora di questo marzo. Avrà più o meno 115 cavalli di potenza e una capacità di aria tra i 7 e gli 11 kW in alternata e di 100 kW in corrente continua, con un 0,80% si stima in 30 minuti. Anch'essa avrà un prezzo stimato, si spera un po' più basso, di 30.000 euro. Nel 2019 uscirà anche la DS3 Crossback E-Tense, e anche lei che fa parte del solito gruppo della Opel e della Peugeot. Avrà più o meno le solite caratteristiche degli altri due modelli, condividendo anch'essa la solita piattaforma, e avrà un pacco batterie stimato di 50 kWh ed un'autonomia di 320 km. Avrà uno 0-100 di 8,7 secondi e sarà veramente un'auto interessante, con la piena volontà di sfidare la Hyundai Kona elettrica nella categoria mini SUV, e quindi un po' di concorrenza non fa certo che bene ai prezzi, e quindi forza e coraggio, e questa è un'auto veramente interessante. Ovviamente non potevamo non parlare della Volkswagen ID. Neo, che verrà presentato ufficialmente quest'anno, si pensa, al Salone di Francoforte di quest'anno, con prenotazione già nel 2019, e si crede che le consegne siano nei primissimi mesi del 2020. Non potevamo non parlarne anche perché c'è stato un investimento incredibile da parte della casa tedesca che vuole scacciare i demoni del passato e la volontà ufficiale di sfondare nel mondo green. E soprattutto le parole del capo della e-mobility tedesca Thomas Ulbrich, che fa riferimento all'ID come l'avvento di una nuova era, come è stato il maggiolino e la Golf nel passato. E quindi non possiamo che sperare che abbia ragione, che abbiano veramente la voglia di sfondare sotto questo mondo green, e i prezzi oscilleranno, si parla tra i 25 e i 30 mila euro. Avrà 3 step di batterie, 48 kWh sarà quella più piccola, con 330 km di autonomia, per poi passare a 4,50 sulla batteria mediana e arrivare a 600 km su quella maggiore. E anche il motore cambierà di potenza tra i vari modelli, con la base sarà di 150 cavalli e 200 cavalli per quanto riguarda il modello con capacità di batterie maggiore. E quindi anche questo mezzo è interessante, un mezzo che, come dicevamo, verrà presentato probabilmente al Salone di Francoforte o prenotazione già quest'anno. Quindi un mezzo interessante, anche questo da tenere sott'occhio. Aspettate, prima di andare via, poi non mi faccio io. Questa è stata un po' la parte 1 di 3, di quelle sarà una serie di 3 video, e parleranno di macchine elettriche attese 2019-2020, quindi fascia bassa, fascia media e fascia alta. Vi aspetto qui per i prossimi 2 video e poi posteremo anche nel gruppo Facebook dedicato al mondo elettrico. E quindi ragazzi, è stato un piacere come sempre condividere con voi questa mia passione, questa passione per l'elettrico, questa passione per il mondo alle 4, alle 2 ruote in generale, per quanto riguarda il mondo elettrico. E quindi vi invito a continuare a seguirmi, a mettere mi piace, a iscrivervi, insomma fate un po' quello che credete, però continuiamo tutti insieme a credere in questa evoluzione elettrica, perché il mondo non aspetta, la nostra salute non aspetta, il tempo che c'è a disposizione quello è. Quindi ragazzi, forza e coraggio, viva l'elettrico, viva Marco Elettrico, viva il che vi pare, ciao ragazzi. Ma avrò preso la strada giusta.